Buonasera, 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 buonasera! Ciao giocatori e benvenuti alla nuova puntata su Final Fantasy X. Per esattezza la parte 17. E allora, un attimo solo che faccio un piccolissimo check per l'audio. Vediamo se tutto si sente correttamente. Sì, dovrebbe essere tutto ok. Allora, come al solito condivido questa live nel gruppo Telegram, adesso metterò il link anche, come faccio sempre, nella chat delle live, così magari se volete entrare stiamo un po' insieme, si chiacchiera del più e del meno, insomma è una cosa che fa piacere. Allora, un attimo solo. Ok, questo qui è il link per entrare. Ehi, ciao Isaac, ciao Ale, come state belli? Come state? Come la va? Mamma mia. Ciao Mario, ciao belli. Stasera iniziamo un pochettino più tardi. Ciao Alex, ciao Tommaso, ciao bellissimi. Ah, come ad allenare Auron e Riku? E dai, è carino allenare tutte e due, più Riku che Auron. Eh sì, dai, ci proviamo Ale, ci proviamo. Ciao Gioacchino, ciao bello. Eh sì raga, stasera c'è avuto un piccolo contrattempo tecnico. Se avete visto nel gruppo Telegram, sapete qual è stato il contrattempo tecnico. Ah, allora ragazzi, innanzitutto volevo dirvi che in questo momento, vediamo un attimino come sono equipaggiato. War Champion, God End, Ultima Weapon, già siamo pronti per uccidere. Nel frattempo ho portato qualche statistica di Tidus, un po' più altina. Ho messo, volevo potenziarmi la mira. Ho messo la potenza fisica, la rapidità, la difesa magica 254. Sì sì, adesso proviamo ad accoppare un'altra volta a Dark Shiva, vediamo che cosa riusciamo a fare. Volevo semplicemente sistemarmi un attimino la mira. Come già vi ho detto ragazzi nelle scorse puntate, quello che noi dobbiamo fare è semplicemente andarci a cercare i campioni di specie. In questo caso Honeth, che è una specie di piccola vespa che ci dà però le mirasfere. Ciao Lorenzo, ciao bello. Ciao Cristina, mademoiselle. Sì, raga. Anche se comunque hai fatto qualcosa di sensazionale, Lorenzo. Hai fatto qualcosa di strabiliante. Ovviamente però, raga, il fatto è questo. Che per il momento, per arrivare alla Dark Shiva, secondo me, con alcuni parametri non ci sto ancora dentro. Più che altro, paradossalmente, sono più fiducioso verso gli altri, però vabbè dai, vediamo che cosa viene fuori, magari la giocata esce, non lo so, non ne ho idea assolutamente. Comunque ragazzi, come al solito vi ricordo che per supportare questa live non servono soldi, non serve nulla, l'unica cosa che vi chiedo è di lasciare un bel like e di condividere questa live con i vostri amici. Più siamo, meglio è, ci divertiamo. Allora, ecco, in questo caso abbiamo le mirasfere, queste qua sono comunque delle belle armi che potremmo vendere per farci qualche dindino in più, però affrontiamolo ancora un'altra volta. Anche perché mi piacerebbe avere Tidus con la barra turbo piena ancora. Manca un po', effettivamente forse ce l'ho messo in training. Mi sa che dovevo mettere in grinta. Ora tutte queste cose le sistemo. Dai, vediamo. Magari la giocata esce fuori, non lo so. Però, insomma, adesso che abbiamo qualche parametro più alto, più altino, ecco per esattezza, vediamo di sviluppare un po' su Tidus. Mamma mia, ok, no, ci è arrivato subito, mi sembra che doveva fare il giro di tutta la sfera. Allora, mirasfera, mirasfera e mirasfera. Oplala. Più 4 e più 4. Vediamo quanto manca. 249, ma quasi quasi mi faccio altri due
Me ne faccio altri due. Ma non ce l'ho? Non mi ricordo se ce l'ho. Forse qualcuno sì. Ah, ecco, un'altra ce l'ho. Ok. 253. In teoria, secondo me, la mira così va bene. Sì, Lorenzo. Esatto, Lorenzo. Mi hai sgamato subito. No, le resettosfere, Gioacchino, non le posso fare per un semplicissimo motivo. Perché l'unico modo per rendere disponibili le resettosfere dovrei elaborare Ultima X. Io ancora Ultima X non l'ho fatto semplicemente per un motivo. Perché ho ancora, devo completarmi lo Zulab. Per completare lo Zulab, tra l'altro, sono tutti quanti pieni. Mi mancano soltanto le rovine di Omega e dentro Sin qualche boss. Per quale motivo? No, qua dovrebbe essere Ultima X. E poi dovrebbe spuntare il Supremo, vabbè. Per quale motivo io non ho preso e non ho fatto per il momento lo Zulab al 100%, al 100%? Per un semplicissimo motivo, perché man mano che noi dobbiamo prendere e riempire la sferografia, può servire comunque velocisfere, magicosfere. E tanto se dobbiamo accoppare i mostri per lo Zulab, sicuramente qualche dropperanno qualcuna di queste cose senza per forza ricorrere a Colosso. Se è semplicemente una strategia per risparmiare tempo. Tutto qua. Ciao Diego, ciao bello. Allora, l'unico parametro che potrei aumentare di 2 punti è la mira, però secondo me già con la mira a 253 siamo alla stragrande. Difesa magica, rapidità, potenza fisica, più che altro, raga, il problema non è che tanto è Tidus, ma sono gli altri suoi compari. Perché loro proprio stanno... stanno veramente indietrissimo. Stanno proprio... messi un po' maluccio. Vediamo un po', Riku ce l'ho qua, magari diamo un attimino della rapidità. Ciao Ste, ciao bello. Sì, sì, tranquillo, fra, siamo qua, vediamo che cosa riusciamo a fare. Allora, purtroppo sì, con Riku dovrei darle più voce in capitolo per il momento, però siamo proprio stretti con i tempi, quindi... Toh, magari la facciamo scendere, vediamo... un altro po' di rapidità, qualche HP in più. Stessa cosa per quanto riguarda Wacca, raga. Per quanto riguarda Wacca pure uguale, siamo proprio messi a zero. Dov'è? Eccolo qui. Oddio. Insomma, un po' complicata come roba. Velocisfera. Prendiamo un po' di mira. Un altro po' di mira. Gli MP che poteva tranquillamente farne a meno. Allora, raga, praticamente vi spiego qual è il problema. Mi sa che stasera l'unico modo per sopravvivere a quello schifo di diamantpolvere è cercare di usare risveglio. Ciao Giovanni. Sì, sì, bella fra. E lo so, lo so. Io ripeto, tutti quanti sanno quanto sono legato a questo titolo e quanto soprattutto mi ha dato durante la mia adolescenza e perché no, anche adesso. Anche adesso mi sto interpretando un po' il significato di Final Fantasy X riscoprendolo con voi. Per carità. Sapete com'è? C'era una teoria che diceva bisognava leggere Il Piccolo Principe 3 volte, quando si è piccoli, quando si è adulti e quando si è... anziani, insomma, per cercare di guardarlo sotto 3 punti di vista totalmente differenti. Magari anche con Final Fantasy X può funzionare in questo modo. Giocandoli in questo modo, comunque, sicuramente non l'avevo mai fatto prima. Giocandoli insieme a voi, amici miei, minchia, mi sta facendo divertire un botto. Comunque, detto questo, proviamo a creare questo plotone di esecuzione per andarci a Dark Shiva. Io, raga, con i miei parametri, sinceramente, non so se ce la faccio. Non ne ho la più pallida idea. Però so soltanto che devo comprare innanzitutto le code di Fenice. Perché, come vi ricordo, ci abbiamo auto Fenice messa tra Wacca e Tidus all'aeronave. E andiamo subito a Macalania. Voi contate su di me, sono io che non conto su di me. Allora, lago di Macalania, eccoci qua. Raga, non lo so, però vediamo. Magari esce fuori la giocata, che ne sappiamo. Che è sta roba? Ah no, quella dei dizionari. Ma se già ce l'abbiamo tutti. Dai, già ce l'abbiamo tutti.
Ah, forse mi ricordo qual era. Mi sa che forse mi ricordo qual era la Jack Sfera che mi manca. Me ne manca soltanto una e credo che sia all'interno della casa di Rin. Non mi ricordo che prima forse non me la dava all'inizio del gioco durante la storia perché dovevo ritornarci un secondo momento. Comunque mi manca una Jack Sfera che poi ovviamente la si trova. Fissa al lato scuro di Zammato. Passa al lato scuro di Zammato. No, no, assolutamente. Ho detto run without Yojimbo. Così sarà. Salvatina messa qui. Allora, per quale motivo mi fa paura Dark Shiva? Dark Shiva mi fa paura non tanto per i suoi attacchi, non tanto perché è così veloce, così forte. Quello che mi fa paura è che mi manda via la turbo, cioè senza alcun preavviso. Lei prende e la lascia andare, esattamente come Elsa di Frozen. Let it go, let it go. E porca puttana, minchia, lasciala andare però un po' meno magari, perché così è proprio game over subito, non ci dà il tempo manco di respirare, tra l'altro non so nemmeno come fare. Ciao Emanuele, ciao bello. Una buona tattica potrebbe essere usare risveglio avendo del tempismo. Ma diciamo che ultimamente col tempismo stiamo un po' nemici, abbiamo un po' litigato, però vediamo. Sì, yes, esatto, Cristina. Oh, grande Diego, grandissimo. Mi fa molto piacere, raga. Mi fa moltissimo piacere. Mi avete preso come quello là che vi fa giocare le cose della vostra infanzia. Magari un domani mi compro il camper Micro Machine, lo apro e faccio l'unboxing mentre ci giochiamo con le macchinine. C'era pure il parcheggio per l'elicotterino. Molto carino. No, no, con la mira siamo agli HP. Gli HP sopra i 200. Gli HP sopra i 200 non li ho portati. No, cazzo, mi sono dimenticato della turbo. Maledizione, lo sapevo. Lo sapevo, porca di quella puttana. Mi sono dimenticato della turbo. E vabbè, qualcosa la dovevo dimenticare per forza. Però dai, mettiamo qualche turno in più ai nostri alleati. Vediamo cosa riesce a combinare Wakka. Ciao prof. No, non c'erano della misura giusta. Non c'erano i pantaloncini giusti. Peccato. Queste altre fantastiche storie stanno tutte quante nella chat di Telegram. Ciao Diego. Ciao bello. Sì, ce l'ho anch'io. Ce l'ho anch'io. Autofinice, però. Diciamo che non è soltanto quello il problema. Boh, io ragazzi, forse è meglio che uso direttamente Transpert. Allora, vediamo se mi attacca Tidus. Tocco celestiale a chi? A Tidus, minchia, lo sapevo. Però è strano che quando lo fa Riku non prende sdegno, non riempie la bara turbo con sdegno. Questa cosa è un po' strana. Ok, ecco un'altra volta Wakka. Che cazzo ho fatto? No, no, assolutamente. Ciao Andrea. 10 attacchi normali, Shiva muore. Chi lo sapeva? Ovviamente mi attacca l'unico personaggio che non aveva training. L'unico era, vi giuro, l'unico. Ah, comunque gli è entrato, buono, con toccata. Ripeto, raga, non è il problema questo match. Il problema è che carica la turbo senza dare alcuno schifo di preavviso. Soltanto quello è il problema. Ah, con lui non ho nemmeno toccata, porca di quella puttana. Mamma mia, nulla. Nulla dello stranulla di niente. Ma provo ad attaccare, vediamo. Infatti, fallito, lo sapevo. Però, contrattacco e vai, riempiamo le barre turbo subito. Allora, a me mi preoccupa il fatto che lei comunque già abbia. Non lo so. Mi gioco un'altra volta a Stega perché non so. Non so che cosa si può uscire fuori. Allora, mi hanno suggerito dalla chat ieri sera di far giocare le tre Magus. Potrebbe essere comunque un'ottima soluzione. Intanto non prendo azioni, mando con Transfert la mia barra a Tidus.
mi va bene anche questo, dai. Non ci fa niente, non ce la prendiamo. Ok, aspettiamo che un attimo prima che riempia la barra turbo. Già ce l'ha piena, devo fare uscire subito qualcuno. Deve toccare a me per forza. No, e vedete, game over. Raga, cioè, voglio dire, io non riesco a capire. Cioè, lei se la canta e se la suona da sola. Mi fa quattro attacchi totalmente di fila che io non riesco ad entrare, con tutto che c'ho un personaggio con la rapidità 255 e auto-hast. Questa cosa io non capisco. Non capisco questo. Vi giuro, non capisco questo. Non capisco questo. Cioè, io devo, allora, a questo punto, molto prima, devo fare entrare o alle tre Magus oppure devo provare a lanciarmi risveglio. Non c'è altra soluzione, ma anche lanciandomi risveglio, secondo me, lei prende il turno. È difficile. È difficile soltanto questo. No, ma non c'entra Fiocco, raga, non serve Fiocco per questo match. Per questo match non serve Fiocco, credetemi. Non, il problema è soltanto una questione di tempismo. Soltanto quello. Ciao, belli. Sono belli, Marco Ilaria. Il tocco celestiale rallenta e fa perdere turni. Ma non lo sapevo. Allora, innanzitutto un attimino. Mettiamo i turbo, quelli giusti. Al posto di training metto grinta. No, qual è grinta? Oh, stegno. Dov'è Wacca? Stessa cosa, stegno pure a lui. No, ma vediamo, vediamo che cosa succede. Anche perché, secondo me, raga, non è che cioè, il match l'abbiamo dominato fino a quel punto. Erano tutti quanti attacchi giusti, non mancava nulla. Ma te lo faccio io con Vale, farò appena preso. Bello, Edoardo. Rallenta anche la tua sciva, lo fa, ok. Metteresti presenza come turbo, perché? Oh, mi spiace l'aria, ma tranquilla, non ti preoccupare, siamo qui per farti riprendere, per tirarti su. Un mega abbraccione, ovviamente. Sì, è vero, sono d'accordo, Diego, mamma mia. Comunque, dai, adesso cerco di prendere meglio i tempi, provo a giocare con le tre Magus e vediamo che cosa viene fuori. Comunque, è soltanto questa cosa che devo riuscire a... Devo riuscire a sistemarmi soltanto questa cosa, solo questa. A meno che non butto risveglio sopra ogni essere vivente che c'è in campo e vedo che cosa mi viene fuori. Ho capito, prof, però no, a questo punto è meglio lasciare così. No, comunque Alex con le protezioni di attacco non posso fare assolutamente nulla. C'ho risveglio. Mi passo il tempo a buttargli risveglio a tutti. No, dai, proviamo così. Incomincio a buttare risveglio. A cazzum, vediamo che succede. Oh, lei non ce l'ha, metto Transfert. As del Blitzball e proviamo. Dai, devo beccare il tiro, non lo becco mai però. Ci proviamo. Buono. Ok. Wacca subito con lo slot attacchi. Per ora beccati tutti. Non sto tenendo il conto dei punti, raga. Non sto tenendo assolutamente il conto degli HP. Non sto tenendo delle HP. Non sto tenendo il conto di nulla. Di nulla nulla. Perfetto. Questo è buono. Adesso se mi gioca Tidus mando ancora un'altra volta risveglio. Te pareva. Coda di Fenice, ma che cazzo vuol dire? Scusatemi, non aveva risveglio.
Non capisco. Non capisco assolutamente, scusatemi. C'è qualcosa che non va. Oh, se no, raga, come me lo butto di sveglio sopra con Riku? Era la controchiave con la cortina. Era la cortina luminosa con la controchiave, giusto? Non me la ricordo, era comunque, se non sbaglio, la cortina luminosa con la controchiave. Con la cortina lunare. Cortina lunare. Minchia, ma ne ho una sola la cortina lunare, porca puttana. Ah no, cortina lunare non 99, raga. Ed è la controchiave con la cortina lunare. Non cortina da un pezzo, cortina lunare. Però con la controchiave, dove cacchio stanno le controchiavi? Controchiavi, controchiavi. Non le vedo. Dove cazzo sta? Controchiave. Vediamo, controchiave. Cortina lunare. Sì, sì, grazie raga. Ok, sono risvegliati tutti quanti. Adesso, se mi fa giocare... Non mi fa giocare. Minchia, lo sapevo. Come non detto. Me la sto giocando in difensiva fino a quando non mi butta quello schifo di... Cioè, me la devo giocare per forza in difensiva fino a quando non mi butta quella roba. Minchia, giusto, giusto lui. Ah, questa volta ha funzionato il risveglio, però. Oh, ma lo sapete che vi dico? Siamo vicini, comunque, a quando lei può uscire il tocco celestiale, giusto? Proviamo a fare così. Magia bianca. Mi butto risveglio su di me. Faccio uscire. E metto le tre Magus, come avete detto voi. Vediamo che succede. Vediamo, raga. Cioè, a questo punto... Toh, siamo in tre. Ah, incominciamo con risveglio. Diamond polvere, perfetto. In questo caso la prendono loro. Va benissimo. A questo punto, già il fatto di essere vivi fino a questo momento è un ottimo obiettivo. Un ottimo obiettivo davvero. Perfetto, rientrano le tre Magus e cominciamo a giocare ancora una volta con i nostri... E che adesso il problema è che Yuna mi rimane lì per cappata, perché non riuscirò a farla uscire mai, perché sarà lentissima fino alla morte. Cioè lei praticamente si sta creando un'altra volta la situazione per... Slot attacchi, però così non levo un cazzo. Dai, ci provo. Slot attacchi, dai. Non levo nulla così. Così non levo proprio nulla. Altruismo, paro gli attacchi fino a un certo punto. Non toccherà mai a Yuna. Proprio mai.
No, che carica assalto, base del Blissport, dai. Vediamo che cosa viene fuori. Ciao Salvo, ciao bello. La Coppa Tre Magus, esatto. Vediamo un po' che viene fuori. Mamma mia, stava per uscire. Vai, sì, cazzo, sì, e va giù d'arciva, e va giù d'arciva. Minchia, l'abbiamo battuta. Un titano di ghiaccio, l'abbiamo distrutto. Yes, sì. Wow, grazie alla chat che mi hanno detto di mettere le tre magus. Grandi, grandissimi, non ci avrei mai pensato. Grandissimi, grandi, raga. La spada gelo, ma che cazzo me ne frega della spada gelo? Ma che vogliono questi? Ma che vogliono? Ma che vogliono questi qua? Non ho capito. Bella Claudio, bella man. Ciao Federico, ciao bello. Grazie raga, grazie, grazie mille raga, grazie mille a tutti. Mamma mia. Ragazzi, comunque, davvero, non mi aspettavo. Cioè, la tecnica era quella, era quella, era quella. Non ci avrei mai pensato. Metti le tre magus e via. Chi cacchio ci avrebbe mai pensato se non voi? Grande, grandissimi, raga, grandissimi davvero. Leviamo ovviamente subito, prima di subito Yuna e mettiamo un'altra volta Riku. Le abilità di Yuna si rivelano soltanto come curatrice. Wow, e voglio stare qua, li voglio accoppare tutti, tutti quanti. Assolutamente sì, avete ragione ragazzi, dovrei allenarmi 3 miliardi di volte i personaggi che sto usando, sono d'accordissimo, però per il bello della diretta sarebbe meglio non andarci con tutti quanti i personaggi con 255 nei parametri, stessa cosa anche per Yone, insomma, non rendiamolo un gioco dove vai avanti e premi solo X, diamogli il bello. Della suspense. Detto questo, raga, ma si può sapere, ma questi qua finiscono? No, Diego, assolutamente. Nel recupero equip gli do cose meglio io. Gli do cose migliori io dal mio arsenale, cioè. Mi dispiace soltanto che ho rovinato una cortina lunare e una controchiave che comunque potevo conservarmele per cacchio ne so, per vabbè che ne ho ancora un paio, però di più le volevo usare proprio per The Richter, però. Comunque, raga, io qua posso starci tutta la giornata. Ah, cioè non posso rientrarci dentro il tempio, devo per forza. Ok, va bene, devo scappare. Scappiamo, scappiamo. Scappiamo, scappiamo. Sì. Adesso c'è Yojimbo. Ciao Antonio, ciao bello. E allora a questo punto mancano Yojimbo. Bahamut, Anima e le tre Magus. Ah, devo andare via e poi ritornarci. Va bene, ok. Sapete cosa trovo all'interno? Tipo una passosfera livello 3 che magari può servire, non so. No, comunque davvero, qua posso starci tutto il giorno, raga. Cioè io qua veramente se prendo l'uccellino, quello di Homer Simpson che preme sempre X, io me ne posso anche stare qui una giornata. Questi qua non mi ammazzeranno mai. Eh sì, il problema adesso si fa infatti con. Ragazzi, adesso c'è Bahamut, porca di quella puttana, c'è Bahamut. C'è Bahamut e questa cosa è terrificante, credetemi. Però, appunto, approfittiamone di questo momento. Le tre Magus insieme, perché insieme? Non le posso affrontare in maniera separata, scusate. Cioè non. Ah, le scene fighe. E poi le lab mi piacciono. Le volevo anche vedere. Comunque, raga, come al solito vi ricordo che per supportare questa live basta lasciare un bel like, condividere la live con i vostri amici. Più siamo, meglio è, ci divertiamo. E ovviamente c'è anche nel gruppo Telegram, dove spariamo cazzate tutto il giorno, stiamo insieme e ci raccontiamo le cose. Stiamo diventando una big family, già siamo
quasi 50 persone. È grandioso. Hai detto tu che vuoi la sfida. Allora, è vero, effettivamente ho detto io che voglio la sfida, quindi ci sta. Però la sfida può essere anche andare ad affrontare le tre Magus con questi parametri che c'ho io e affrontare le divise, insomma. Cioè, con questi parametri che c'ho io, sinceramente, raga, non avrei puntato nemmeno un Will sopra di me. Proprio lo dico palesemente. Run, Forest, run! Esatto. No, vabbè, dai, Emanuele, ma ci sta. Comunque, un po' di allenamento la si fa. Sì, ragazzi, questi elfi del sangue hanno un po' scarupato la minchia. Quindi scappiamo il più veloce possibile. Ciao, Emanuele, ciao, bello. Claudio, stiamo bene, dai, stiamo bene. Stiamo bene. Stiamo bene, adesso appena queste live incominceranno a diventare, come dico io, sarò ancora meglio. Per il momento, ragazzi, siamo ancora con i parametri un po' bassini. Non tanto per Tidus, perché Tidus già così, bene o male, se la riesce a gestire. Più che altro per gli altri personaggi, raga, sono veramente messi tutti quanti indietro. Per la caccia al platino bisogna portare tutti quanti i personaggi con la sferografia completa. E questo richiede un po' di tempo. Io voglio farlo in tempo record. Cioè, non so assolutamente se ci sia un Guinness dei primati per questa roba. Sinceramente non me ne frega, è una cosa più mia personale. Però dai, ci proviamo. Sempre automiglioramento ad Maiora. Difficile darsi col gioco bloccato, è certo. Allora, io ovviamente qua, ragazzi, il salvataggio non lo metto assolutamente dove dovrebbe andare. Lo metto in uno spazietto così, tipo... Toh. Perché può essere che magari mi serviranno dei drop migliori. Anche se da Dark Shiva mi pare difficile. Aspettate, perché mi sono perso un commento di Laria. E i suoi me li devo leggere tutti, assolutamente. Questi corrono come i nostri la staffetta 4x10. Esatto. Oro olimpico. Allora, all'aeronave. E purtroppo per il trofeo, per un trofeo devi potenziare anche gli altri. Sì, vabbè, ma gli altri paradossalmente, levando Yuna, sono quelli là che già hanno le armi con AP per 3. L'unico personaggio che non sono riuscito a droppargli l'AP per 3 è Yuna, però poi vedremo più avanti. Intanto, raga, voglio vedere se riesco a tenermi Dark Yojimbo. Raga, non so assolutamente come affrontare questo match. Se non sbaglio, io posso fargli tutto quello che voglio, fino a quando però lui non caricherà la barra dove mi farà il temibile Zammato. Io non so quanto leva Wakizashi, non so assolutamente come sono combinate le altre cose. Non lo so, non ne ho idea proprio. Ah, ma c'abbiamo un Chocobo, siamo. La stronzata è proprio questa, che non mi ricordo come... Nelle caratteristiche... Io mi ricordo nulla. Nulla proprio. Zero. Sto andando proprio a scatola chiusa. Per me è come se fosse una blind run. Però una cosa è certa. Dopo Dark Yojimbo sarà molto difficile affrontare Dark Bahamut. Molto difficile affrontare Dark Anima. E assolutamente fuori di testa affrontare le Dark Magus. Porca puttana. Wakizashi 99.999. Quindi praticamente già Wakizashi mi fa fuori. Spero un personaggio solo, non tutti. Spero un personaggio solo, non tutti. Dark Bahamut è più facile di Dark Yojimbo, raga, ma siete seri? Allora, innanzitutto salvataggio tattico. No, forse è meglio farlo direttamente davanti alla grotta dell'intercessore. Alla grotta del crepaccio, come si chiama. Dai, raga, vediamo che viene fuori. Alla fin fine ci stiamo provando, no? Ci stiamo divertendo. Io un botto, a me queste sfide piacciono. Ovviamente quando non sono troppo demotivanti, ma in questo caso non... Cioè, voglio dire... Finora l'ho sentito la mia portata. Dark Bahamut è più facile di Dark Yojimbo, ma ragazzi, non so fino a che punto. Davvero, man, no, Claudio, io confido sempre nel tuo culo. Nel potere transpert del tuo culo.
Claudio, il culo di Claudio usa Transpert e mi riempie la barra turbo. più che altro non mi ricordo i punti dove lo devo affrontare. Intanto spero di sopravvivere al primo colpo. Qualcuno si ricorda quanto vita ha? Spero non meno di 2 milioni, perché sennò cioè, ciao proprio. Attenzione, turbo, mi devo sistemare. Ah, vero, posso salvare anche qua davanti. Quindi proprio prima di andarci posso già salvare. Quindi mi sistemo i turbo. Ah, a proposito, vediamo se nel frattempo il piccino riesce a prendermi qualche cosa. Dai, piccolo wacca. Disse la wacca al mulo. Oggi mi puzza il culo. Disse il mulo alla wacca. Ho appena fatto la cacca. Allora, mentre invece... Che sta facendo? Ergosfera, ok. Abilitosfera, sloga. Me ne faccio un cazzo. No, raga, sono commenti lunghissimi. Non ce la farò mai a leggerli. Tidus. Tidus è bello fresco. Che ne frega a lui. Ah, vero, le turbo mi devo cambiare. Sdegno a tutti. Io non so come attacca. Non mi ricordo i suoi attacchi. Questo è il suo problema. Non mi ricordo i suoi attacchi. Non mi ricordo la sua vita. Non mi ricordo niente, porca di quella puttana. Dai, Dark Yojimbo, sto arrivando. Sto arrivando, sto arrivando. Raga, spolliciate di app. Mettete like proprio a questa live fino a farla esplodere. Per il match contro Dark Yojimbo. Per il primo match contro Dark Yojimbo. Arrivo qua, faccio una passeggiatina. Appena torno indietro dovrebbe esserci. Eccolo qui. Usa i cheat per leggere i messaggi lunghi. Esatto. Col peso, ragazzi, di millenni di storia, il samurai fa il suo ingresso. Non ci tiriamo indietro. Attacco prioritario nemico. Già partiamo malissimo. Wakizashi, vaffanculo. Ma c'è bisogno, raga. Ma porca di quella puttana, così si può iniziare mai. L'attacco prioritario nemico. L'attacco prioritario nemico, porca di quella puttana. Bello questo da Kyojimbo. Mi ha lasciato un retrogusto proprio. Mi aspettavo, esatto, mi aspettavo l'Easy di Lorenzo. Mi aspettavo il GG di Ste. Ah, ok, stats su Telegram, me le leggo subito. 1.600.000, porca di quella... 1.600.000, tosta. Dai, dai. Non pensavo comunque con l'attacco prioritario nemico, già così, a gratis, porca di quella puttana. Dai, 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 ci deve essere un modo, raga, ci deve essere assolutamente un modo. No, ma mi sa che ho sbagliato pure qua, perché se inizia con l'attacco prioritario nemico, raga, ho sbagliato di brutto. Ho sbagliato di bruttissimo, ho sbagliato di molto brutto. Perché se non sbaglio non ci ho messo l'arma giusta ad Auron. Devo mettergli l'arma con iniziativa, lo scoprirò soltanto adesso. Perché ci ho messo quella per la Master Demon con cattura. Ah, ma forse posso metterla, forse posso impostarla prima, perché vuole che ci vado io. Vediamo se mi fa toccare il menu, esatto, meglio. Equip, leviamo la Master Demon. Diamogli la Masamune con iniziativa. Via. Attacco prioritario nemico, esattamente come prima. Yuna, invoca. Vale. Vale.
Metto Chimari, altrimenti saranno cazzi amari. No, no, con i danni sono veramente troppo basso. Sono maledettamente basso. Ah! Sì. Avete ragione, raga. Mi sa che qui serve assolutamente fiocco. Assolutamente sì. Bene. È tosta, raga, è un bel match questo. Questo è proprio un bel match. Questo qui è proprio un bel match. Mamma mia. Cioè, praticamente il personaggio più forte mi ha levato. Mi ha levato maledettamente il personaggio più forte. Mi ha levato il personaggio più forte, maledizione. Non so con che cosa entrare, non ne ho la più pallida idea. Secondo me questo schiva tutto. Lo sapevo. Non mi aspettavo io comunque che mi facesse così male con... Cioè non me l'aspettavo, raga, non me l'aspettavo proprio. Non me l'aspettavo proprio. Non me l'aspettavo proprio. Non mi aspettavo assolutamente che comunque... Mi portasse i personaggi con la difesa. Cioè, ma non posso mettermi una difesa pietra. Non va bene, vero? Non ha senso. Cioè, non ci riesco, vero? Secondo te ho più possibilità con Dark Bahamut? No. Secondo me io Jimbo. Dark Bahamut, raga, è fuori di testa. Pietra più, ragazzi, e mi salvo? Pietra più e mi salvo, siete sicuri di questo? Perché me la faccio senza danni Hyperion, me la gioco. Faccio sta follia. Morte più, zombie più, minchia tutti tranne quella merda di pietra. Pietra più, e mi sa che non ce l'ha nessuno dei miei. Non ce l'ha nessuno dei miei. Non ce l'ha proprio nessuno. Non funziona pietra più. Certo, magari conosce il fratello. Ehi, ciao, guarda chi c'è. Qualcosa del genere. Allora, anzitutto nell'equip Auron deve assolutamente avere la Masamune. E deve essere lui in prima fila. Oppure... No. Per forza al posto di Ricco. No, ma non credo che sia una questione di statistica. Raga, non è questione di statistica. Non è che lui mi sta facendo male in una... Lui, ragazzi, l'unica cosa che mi sta facendo è
tramutarmi i personaggi in pietra. Soltanto quello, io ho attaccato. Non è che mi aspettavo comunque di ucciderlo soltanto con quello slot attacchi. E come rapidità e velocità sono potenziato al massimo. Cioè, come rapidità sono a 2,55 con Tidus. Quindi, cioè, non è questo. Il problema è che comunque lo status pietra mi rende tutto estremamente complicato. No, sì, la fortuna a 255 mai. Quando carica la turbo è finita, quello sì, lo so. Non posso sentire. Casomai dopo lo guardo meglio, adesso proprio non... riesco, dopo me lo guardo meglio. Tanto vediamo con As del Blitzball quanto gli riesco a levare. No! Niente. Lish. Maledizione. Questa cosa a me non piace. Proprio il fatto che lui me li tramuta tutti in pietra subito non va bene per niente. È pesante proprio che me li tramuta in pietra. Questo è il problema. Mi sa che forse ci devo tornare proprio quando ci avrò un personaggio con un'abilità con fiocco. Perché sennò mi sa che non ci riesco a battere. Senza fiocco mi sa che questa proprio non si può fare. No, no, non posso. Questa qua non ce la faccio a farla in questo momento. Mi viene pesantissimo il fatto che abbia pietre, che non ho nemmeno un personaggio con una difesa pietra più. E non so nemmeno se funziona, questa è la stronzata. E questa è la stronzata. Non so. Faccio una prova a questo punto con... Sì, certo, 5 volte è stato creato la salvosfera, credici. No, vabbè, più che altro perché mi serviranno i drop. Solo che però in questo caso è un po' tosta perché... Come faccio? Come faccio proprio? Non... Posso provare ad andarci da... Sì, ma quello là si anticipa, non è quello il problema, perché si vede, lui è scandito proprio il suo turno, quindi basta che quando fa il suo turno io prendo, mi butto sopra un risveglio, non è questo il problema è proprio pietra, perché non è un pietra che mi lascia pietrificato, entro con un ago dorato e mi curo, è un pietra proprio game over, questo è il problema, perché i suoi turni sono quelli, non gli ho visto saltare un turno finora, ancora non gliene ho visto saltare uno. Quindi fondamentalmente il match si fa, non è questo il problema. Oh, vediamo un po' cosa dice Dark Bahamut, anche se comunque secondo me Dark Bahamut siamo ancora messi peggio di... Siamo messi peggio per 3 volte di... Ma a proposito, raga, dove si becca Dark Anima? Dark Anima dove sta? Che bella la musichetta. Bahamut fa la stessa cosa. Cioè a questo punto mi ritocca rifare i match con Dark Shiva fino a quando non mi droppa un'arma con fiocco, una protezione con fiocco. Bahamut si trova al Gagaset. Prendo le pedane e faccio prima. Dove stanno queste pedane?
c'erano pedane che non ho visto. Ah, qua non ci sta niente. Ah, qua è. Duomo. Ah, devo rifare un'altra volta le robe sott'acqua. Ok, ok. Ho paura a vederlo, fra, ho veramente paura. Porca puttana. Porca puttana. Ragazzi, è perché non state vedendo quello che sto vedendo io, ma credetemi, non è assolutamente un bello spettacolo. È quasi un film dell'orrore, porca troia. Dove sto andando? Vabbè, dai, raga, ci si prova, vediamo. Eh sì, Claudio, veramente quello che ho visto è... I parametri di Dark Bahamut fanno veramente paura, proprio fanno veramente, veramente paura. Infatti, con tutto che quell'altro Chawagizashi è lo status pietra definitivo, in qualche modo mi fanno meno paura di... C'ha 4 milioni fottutissimi punti vita, 4 fottutissimi milioni, 4 fottutissimi milioni, porca di quella puttana. Quattro fottutissimi milioni. 4 milioni, porca puttana, 4 milioni. 4 milioni e io sono praticamente con... sarà tosta, sarà tosta. Dark Anima ne ha 8. Bene. Però Dark Anima... L'unica cosa che mi spaventa è il suo attacco morte. Oh, io li provo, vediamo raga, al limite può essere che paradossalmente con qualcuno mi trovo meglio, che magari non mi fa cose strane come lo status pietra, che ne so. Vediamo. Ma la cosa più importante è che qualcuno, per favore, uno, una protezione con fiocco. Qualcuno che mi dia una protezione con fiocco, porca di quella puttana. Li ho sconfitti 4. Cioè, Balefor, Ifrit, Shiva... E Ixion. Cacchio, nemmeno uno mi ha dato una protezione con HP o Hyperion. Cioè, nemmeno uno. Nemmeno uno. Milioni, porca puttana. E non gli levo un cazzo. 4 milioni e non gli levo un cazzo. Proprio niente. Ancora meno sicuramente con lo slot attacchi, visto che Wakka non ha la forza a 255. Non si preannuncia un bel match. E il fatto che lui non sta facendo niente mi preoccupa ancora di più. Ok, qualcosa l'ha fatto. Thank you.
No, ma tra l'altro è blindato, raga. Si sente proprio che i colpi non vanno a segno, che non ci puoi fare nulla, lo senti proprio. Cioè, ti dà proprio l'impressione, come al solito, di toccare cemento armato. Allora. No, vabbè. Sapete com'è, uno ci prova però. Vabbè, ovviamente non c'entra nulla. Schiva tutto. Istinto. Boom. Ciao. Pietra. Abbiamo risveglio. Non funziona. Non funziona. Niente, raga. Purtroppo senza le protezioni con fiocco non si può fare proprio nulla. Senza le protezioni con fiocco non possiamo proprio fare nulla, perché tutti quanti i personaggi ci muoiono così, per questo modo. Cioè, le riusciamo anche a giocare. Il problema è che quando poi fanno questo attacco, anche se siamo con il risveglio, non funziona, non possiamo fare niente. Sì, praticamente. Eh sì, cacchio, non me l'aspettavo, pesante proprio. A questo punto mi sa che devo riprovare a farmi droppare qualche cosa da Shiva. L'unica che è Shiva. Devo ricaricare il salvataggio prima di battere Shiva. Grazie, Emanuele. Buonanotte. No, ma perché... Cioè, penso che l'unica cosa sia battere Dark Shiva e sperare in un drop migliore. L'unica cosa che posso fare è questo. L'unica cosa che posso fare è questo. Purtroppo non ho scampo. Ciao, Cristo. Buonanotte, Ilaria. Buonanotte. No, mi sembrava che te ne stai andando. sì, raga, cioè, cacchio faccio? Non lo posso mettere con niente. Non... Cioè... Vediamo un po' che cosa... Faccio un esempio, toh. Fiocco, che cosa vuole... Tipo 99 di materia oscura e io ne ho 30. Non posso farcela. Non posso farcela con nulla. Secondo me il difesa pietra più non faccio nulla lo stesso. Non è facile. Non è facile. Mi serve per forza fiocco. A questo punto l'unica cosa che posso fare è o mi ricarico il salvataggio oppure provo con anima. Raga, se sapete se anima fa la stessa cosa, ditemi voi. Faccio un tentativo con anima. Vediamo che cosa viene fuori. Avete detto Monte Gagaset. Vabbè, ma la materia oscura dove la faccio? Lo so, anima fa male. Secondo me anima fa malissimo. Allora, in fondo alla grotta del Gagaset. Se non sbaglio però Dark Anima c'ha... Allora, Pain che accoppa tutti. Ah, 8 milioni di vita, lo so, raga, lo so. Come lo faccio uscire fuori? Devo rifare un'altra volta la roba che ho fatto con... Dite che fa schifo. Boh, non lo so, raga. Come lo invoco? Cosa devo fare? Devo rifarmi un'altra volta le missioni quelle là sott'acqua? Più che altro a me quello che mi fa paura è che gli levo 2000, perché sicuramente sarà corazzatissimo, anima.
Secondo me sarà corazzatissimo Anima. Questo è il problema, che non gli leverò un Kaiser. Islam, il problema è che io non ho quick attack, ce l'ho soltanto con Tidus, però sì, c'ho mira, rapidità e forza al massimo soltanto con Tidus. Sì, toccata ce l'ho soltanto con Tidus. Guarda che carino. Mamma mia. Cioè esce dal monte Gagaset. Ma scusatemi, cioè io posso anche lasciarlo lì. Cioè io nella mia storia posso tranquillamente anche camminare. L'importante è che non mi avvicino a lui e inizio le fight. Però posso lasciarlo lì. Cioè l'ho riportato in vita da Arcani, ma lo lascio lì. E basta. Ma... E quanti ne butto giù? Due? Quanti ne vuole? 40? Cioè, quanti ne vuole? Io no, se non sbaglio 40. Materia oscura, se non sbaglio, ce ne vogliono 99 per fare fiocco. Se lui ti resta lì a morire di freddo. Il problema è che me ne faccio uno solo fiocco, me ne servono invece un bel po'. Me ne servono davvero un bel po'. Questa è la stronzata. Aspetta, salvatina, così non dobbiamo rifare tutto da capo. Stronzata è che comunque ce ne vuole veramente un botto. Cioè, 99 materie oscure non è quello il problema, magari sì, si farmano. Però il problema è che comunque bisogna averlo con tutti i personaggi, se no non facciamo un punto. Me le droppa appena creo il prototipo Ultima X. Interessante. Ci passo davanti, ma non lo tocco. Non mi devo fare niente. Onde evitare che ci siano scherzi di iniziativa. No, eppure non sembra. Città e via, esatto.
cosa? Cioè, non me l'ha preso. Ma come? Non ci posso credere. Non ci posso credere. Giuro, non ci posso credere. Ragazzi, c'ho 255 di mira. Sono un cecchino. Come cazzo ho fatto a mancarlo? Ah, ecco. Maledizione evitando le limit, veramente? Eh sì, infatti ragazzi, nessuno di loro sta prendendo punti con le limit, mi sa che hai ragione. Me la gioco tutta con toccata, che devo fare? Che la situazione diventa un po' lunga e soprattutto gli altri non lo beccheranno mai, visto che hanno minchia lo sapevo, c'era sempre qualcosa. Niente ragazzi, sono tutti quanti con questa cosa che fanno pietra istantanea, con morte istantanea, non... così non si può far nulla proprio. Cioè, è inutile proprio. Cioè, così non ha senso. Non ha senso proprio. Ah, comunque, secondo me, raga, a questo punto, niente. O rifaccio i match con Dark Shiva. Rifaccio il match con Dark Shiva e vedo se mi droppa qualcosa di interessante, perché così proprio non si può giocare. Ah, leva anche gli MP, non lo sapevo. Però no, le limit caricano. Le limit caricano. Ah, ma solo lui c'aveva risveglio. E certo, adesso soltanto con gli oggetti. Il problema è che siamo in due. Infatti. Questa roba non... Cioè, questo pain fatto così non... È morte istantanea. Così non si può giocare. Non è nemmeno questione di parametri, raga, credetemi. Perché i parametri ci sono e sono, volendo, anche buoni per potergli far male. Perché sapete com'è? Sappiamo che lui attacca con questa tot di velocità. Noi possiamo comunque sempre... provare a fare una strategia per riuscire ad anticipare l'avversario. Così si gioca. Però quando becchiamo una mossa che proprio ci manda in KO con pietra e non possiamo più riportare in vita l'avversario, giochiamo in due fino a quando poi giochiamo in uno e poi veniamo sconfitti, così non ha proprio senso. In questo caso devo per forza inventarmi qualche cosa. Secondo me con pietra non ci faccio niente. Difesa pietra, secondo me in questo caso non ci faccio proprio nulla. È tosta, raga, è tosta. Devo pensare, devo capire cosa fare. Eh sì, raga, Fiocco volendo. Il fatto è uno che anche con Fiocco, magari me lo metto così, faccio un'altra volta un match con Dark Shiva, mettiamo caso, e mi dà un equipaggiamento con Fiocco. Mi dà un equipaggiamento con Fiocco e io glielo posso mettere tipo per esempio a Tidus. Me ne creo un altro dallo Zulab e glielo do a Wakka. Gioco sempre in due. È pesante sta roba. È pesante proprio, non so fino a che punto si può fare. Cioè, così ci metto veramente... Sempre due persone giocano, sempre due player e il terzo sta a guardare. Non va bene, così non ha senso.
A meno che con due player che hanno fiocco devo trovare quello più scarso da buttare giù. Sì, lo so, però il problema è Islam, che non si sa come, quando è che lui butta l'attacco, perché non è un attacco caricato, quello là per che fa pietra. È un attacco che è un suo turno. Io non posso uscire 6 eoni, quelli là che sono 8 eoni, per 8 suoi turni. Cioè, secondo me è follia. Sì, ma... ma scusatemi, dov'è che mi avete detto? Con Fornellino. Sonnellino, scusi, Fornellino. Allora, un attimo solo, fatemi rifresciare il salvataggio, quella dove c'era. Dove c'era Shiva. Andiamo di cheat. Allora, perché da Shiva posso provare a prenderne uno. Provo a prenderne uno, tanto la tecnica bene o male già ce l'ho. Per quanto riguarda invece, anche con due potrei farcela. È l'unica mia chance di provare a farcela con due, perché sennò, ragazzi, non... se non ce la faccio almeno con due, sperando che ovviamente col primo eone, cioè fondamentalmente dopo che faccio questo dovrei passare a Yojimbo, e con Yojimbo dovrei sperare di avere il terzo drop. Con tutte le volte che lo affronto dovrei sperare di avere il terzo drop. Perché, ragazzi, credetemi, questi match sono tutti quanti alla mia portata. Non vedo nulla che possa impedirmi di poter fronteggiare. Cioè, ragazzi, basta che mi metto a buttare risveglio e robe varie. Insomma, senza problemi riesco a sopravvivere. Il problema è pietra. Il problema è soltanto questa pietra. E con l'altro da Ultima X sono a posto. Effettivamente ci sta. Ma scusami, allora... Fornellino. Vediamo un attimino dove si trova Sonnellino. Cioè, comunque non me l'aspettavo proprio che avessero questi attacchi. Vi dico la verità, non me li ricordavo proprio per niente. Cioè, che poi, ragazzi, status alterati. Cioè, io non ne faccio status alterati. Non capisco per quale motivo loro devono prendere e giocare così scorretto con me. Perché non giocate le ali, pezzi di merda? Dai, posate le armi e ce la facciamo con le mani. Con le mani quando volete, brutti infami, bastardi, amici delle guardie. Allora. Ma soprattutto, ragazzi, ma Sonnellino soprattutto da come quando spunta, perché Sonnellino quando spunta, anche perché io non so se ce l'ho, se l'ho creato. È l'unica, sì, a questo punto hai ragione, Onyx, però... Cioè, ripeto, i miei personaggi, basta che si fanno un giro di sferografia, aumentano tutto. Il problema è che comunque mi manca sempre fiocco. Che poi anche con questi parametri, raga, li posso buttare giù, credetemi, ci riesco. Il problema è mi serve... Ah, Sonnellino, ce l'ho. Ma chi è Sonnellino? Ah, ma a me sembrava... A me sembrava Coco, come cazzo si chiama? A me mi sembrava tipo il mangiaterra. Ma mi dà la telesfera. Che ci faccio con la telesfera? Minchia, difesa zombie, mutismo, pietra. Interessante, quasi quasi me la metto di lato quest'arma. Voglio vedere se poi... Voglio vedere cosa riesco a fare. Ma comunque Sonnellino non ne dà. Oh, ciao Luca, ciao bello. I hab Oleons are bastard. Ade hab All dark eons are bastard. Ah, è random, non ce n'è uno che me lo dà tipo sempre così. Questo qua è proprio il miglior modo, best way. E ne servono 99. E qua sempre la telesfera mi dà. Armilla voodoo, difesa zombie mutismo. No, voglio vedere un attimino. Una su 5 voglio vedere se me le dà, perché sennò, raga, non ha senso proprio.
Esatto, se no è sonnellino veramente. Cioè, pure attacco buonanotte. Cioè, no, non me l'aspettavo, raga, non me l'aspettavo assolutamente. Comunque sì, effettivamente, raga, l'attacco buonanotte, buonanotte davvero. E pure Flare casta, porca puttana. Io manderei sonnellino ad affrontare i Darkeo. No, no, Andrea, sicuro che non ce l'ho. Sicuro. Ma anche perché servono 99 materie oscure. Ne ho io una trentina. No, vero, mi sono dimenticato che dovevo curarmi. Sembrava che alla fine del match tornassero tutti in buone condizioni. Un attimino che tocco la salvosfera. Ok. Minchia, veramente. No, ma zero. Questo qua non dà nulla. Questo qua non dà proprio nulla. Dai, questa qua è la quinta. Vediamo, almeno una su cinque. Niente, zero. Scudo voodoo, cosa? Difesa zombie. Però, sapete cosa vi dico? Voglio vedere se riesco a trovare un'altra arma che mi dà protezione, pietra più. E poi faccio un tentativo così, raga, senza avere le cose della luna, senza avere fiocco, senza avere nulla. Voglio vedere se così ci riesco. Minchia, se così ci riesco, raga, le mie risate si sentiranno proprio. Eh sì, pure a me sembra una lunga perdita di tempo. Ciao Stefano, ciao bello. No, non ne ho idea. Materia oscura, due me ne ha date. Buono. Però un attimo solo. Allora, nell'equip Tidus sicuro non ha nulla, perché c'ha difesa zombie più, difesa morte più, difesa blind più. Ma ragazzi, ma può essere quello lì uno status morte e non uno status pietra? Perché tipo lo status morte insieme uno status pietra, ma se ci metto lo status morte può essere che mi rimane solo pietra. Così nella mia testa, nella mia testolina, mi faccio i miei film. Ah, mi sa che era con... era un'armilla quella. Allora, aspetta un attimo perché devo leggere il commento. È 99 appena creo lo Zulab, giusto? Isa? Eh sì, a sto punto sì, praticamente. È un po' una merda. A sto punto è un po' un suicidio. E lo so, raga. Ma poi soprattutto proprio sonnellino che mi fa proprio girare le palle. Non mi dà niente, cioè non mi dà soddisfazione di battere questo mostro. Non ce n'è uno più figo. Comunque servono 99, siamo sicuri che servono 99 materie oscure per farne uno. Servono 99 materie oscure sicure per fare un fiocco, giusto?
Ne ho 30 materie oscure. 30 materie oscure ho. Minchia, prima che arrivo a 100 è finita. Prima che arrivo a 99 è finita davvero. Mamma mia, che palle. No, non posso far così. Non posso fare così. Ci impiego davvero una vita. Ci impiego davvero una vita. No, ma non so. Più che altro... i cheat. Hai ragione, Alex. Però... raga, ma soprattutto la cosa più importante è... ma io con ste cacchio di telesfere che ci faccio? Trasporta in un punto attivato un alleato. Che minchia me ne frega. Occhio, ci vuole le maniere oscure, le maniere oscure. Ci vuole tonnellino, praticamente, che due palle, sì. Praticamente buonanotte. No, raga, così non posso. Cioè, così mi rompo troppo i coglioni. Vabbè, va, passiamo alle cose serie, va, andiamo da Shiva e vediamo se riesco a farmene fare una da lei e... certo, detto così effettivamente un po' brutto, va un po' male. Vediamo se riesco a farmi droppare qualcosa da lei. Dici che c'ero 12 materie oscure al 100% con tangente, ma... ma dipende cosa? No, no, con Ruba non credo. Con Ruba non credo, Alex. Ma perché vi spiego, raga, se formula ultima X, praticamente, il... e mi dà 99 materie oscure, quelle in eccesso vengono scartate in automatico. Per questo motivo non lo sto facendo. Ok, Gioacchino. Vabbè, dai, buona a sapersi. Magari mi passo il tempo. Intanto vediamo con Dark Shiva se riesco a farmi droppare un'arma migliore con Fiocco. Se no, almeno una con Fiocco. Almeno una con Fiocco, poi magari l'altra. Vedo se che cosa riesco a fare. Due milioni di guil. Porca puttana, 2 milioni di guil. Dove minchia li trovo 2 milioni di guil? Raga, 2 milioni di guil. Dove cacchio li trovo 2 milioni di guil? È tosta. Beh, ma lì si resetta. Lì se non te la dà, là si resetta subito. Le ali per l'ignoto, interessante. No, Zammato non lo userò mai. Raga, ma tutti quanti che volete Zammato? Ma non lo faccio, perché devo usare Zammato? Dite di fare così fino a quando non esce Zammato e poi... è che però...
traitor! Traitor! Find your salvation on the far plane! Mamma che liscio. Eh no, raga, comunque non ce li metto tutti. Cioè, paradossalmente, forse mi viene meglio fare veramente un match ogni 8 e prendere... Non lo so. Oh, mi fai giocare. E che palle. Proviamo a anticipare qualche mossa, vediamo. Secondo me a questo punto o li farmo in quel modo, mi metto domani e faccio qualche cosa, vediamo che cosa mi invento. Comunque sì, se devo per forza farmi le materie oscure in quel modo. Esatto, Christopher. Se 2 milioni glieli do direttamente ad Anima, se ne vanno. si incontra con Dark Bahamut e se li dividono. Eh sì, ci sta.
niente, game over. Purtroppo mi sa che Yuna deve prendere più punti. Vabbè, niente, raga, mi devo allenare, tutto qua. Però ho capito fondamentalmente che cosa devo fare per cercare di andare avanti. Mi devo prendere innanzitutto un'arma da, almeno un'arma da Dark Shiva con fiocco, se no non posso andare avanti. Poi magari, se mi rompo i coglioni, mi prendo Ultima X e con due personaggi. Toh, con due personaggi posso fare una prova. No, no, dai, già l'ho battuta prima. Cioè, ci sta, dai. Anche perché purtroppo Yuna è troppo lenta, non riesce a fare un turno mai. E i parametri di Tidus vanno bene, sono quelli degli altri che vanno male. Cioè Tidus fondamentalmente mira a 253, difesa magica a 254, potenza fisica a 255, rapidità idem. Cioè fondamentalmente Tidus già con queste caratteristiche può andare in guerra. Purtroppo sia Riku che Wakano. Eh sì, mi conviene prima arrivare a 99 con i miei. Hai detto bene, hai detto benissimo. E mi sa che è l'unica cosa che posso fare, raga. Mi sa che è l'unica cosa che posso fare. Se no, continuo. Cioè, no, vabbè, Zammato non lo uso completamente. Mi rompe coglione. Eh sì, ma tra l'altro ce l'ha pure. Cioè, Wakka, basta semplicemente che si finisce la sferografia dove prende rapidità. 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 Mira. Mira. Cioè, sono tutte quante già messe qui quelle che gli servono. Gli stessi parametri di Tidus uguali. Deve semplicemente farmare un po' di sferografia. Che tra l'altro è anche fattibile, non è nemmeno così difficile. Cioè, fondamentalmente il passo è questo. Prima. No, no, non lo faccio, assolutamente no. Ragazzi, non, ve l'ho detto, non uso. No, non ci metto io Jimbo, non lo faccio. Cioè, raga, io Jimbo è Bararo. Cioè, non. Secondo me, per voltare questa fight in mio favore, devo semplicemente fare. Ma anche per Yuna. Per Yuna devo pure, credo. Ma scusami, ho. Come cacchio si chiama? Il mostro dello Zulab, quello da cui si droppano le armi AP per 3. Pure lui lo dà ogni 8 la materia oscura. Perché nel frattempo così mi faccio pure l'arma per Yuna, che ne ha bisogno. L'arma AP per 3 per Yuna, perché non ce l'ha. Parlo di Unioculum, pure lui la dà. Se lo fa pure lui è fatta. Perché così mi droppo l'arma per Yuna, meglio ci provo. Vabbè, lui 3, 1. 2. Ah no, 2. Cioè non è one shot, è two shot. Targa Morgana che non me ne faccio niente. A proposito, mettiamoci ovviamente informazione anche di una, così magari aumento le probabilità. Cazzo, anche perché è l'unica che mi deve droppare l'arma buona. Ogni combattimento dove prendere qualche materia oscura. Ma non c'è nessun nemico che le droppa sicuro al 100% quando lo sconfiggo? C'è uno che vado lì e proprio me ne dà sicuro, non c'è. Minchia, la tripletta mi ha dato. Bastardo, l'ho cercata così tanto tempo. La conservo pure.
Ogni 8. Vabbè. Campacavallo davvero. Il tempo che arriva a 99 è qualcosa di fuori di testa, raga. Personaggio che c'è Esna da dare a quell'uomo. Ah, se no direttamente faccio entrare Riku che dovrebbe mashottarlo. Infatti. No, no, non le uso ste robe. Già mi hanno accusato di cheat anche troppe volte. Non le voglio fare ste robe. Comunque, qua ancora materie oscure non me ne sto dando. Mi sa che è un ogni 8 un paio di coglioni. Perché ne abbiamo fatte 8. Ma raga, faccio altri due match e poi stacco, basta. Poi vediamo se ne parla domani. Anche perché siamo stanchi già, mezzanotte passata. Durandal, e dai, la salviamo. Può servire. Ah sì, quello là tipo nei, come su Final Fantasy 8 Remastered, quelle robe lì. No, ma non le ho messe manco nell'8 Remastered, raga. Non le metto. Queste armi le sto conservando perché poi me le rivendo, giustamente, mi fanno fruttare un po' di quattrini. Esatto, elaborazione di medicine e recupero, esatto. Sì, a sto punto forse era meglio sonnellino. Qualcuno me la dà veramente. Qua non mi sta dando nulla. Perché c'ho... No, ma hai ragione Andrea, perché non ho sviluppato i parametri della fortuna. Sì, Laria, buonanotte. Notte Zucker. Ma sì, raga, anch'io tra un po' vado a letto. Un altro paio di match già abbiamo dato. Poi se ne riparla domani. Vediamo che cosa mi invento. Qualche stratagemma alla McNamara per riuscire a sopravvivere. E non so, nei cheat. Non questa volta.
Oh, la Wonder Wing, vediamo. Sì, sì, la Wonder Wing che mi serve, perfetto. Avevo letto scaramiglia, non so perché. Difesa mutismo e caos, riserva shell. Cosa butto, cosa butto, cosa butto? Lancia fossi. Toh. Perfetto. Allora, adesso che ho la sua arma, questo qua vuol dire che posso anche allenarmi a Yuna, che era l'ultimo personaggio che dovevo riuscire ad allenarmi con le abilità P per 3. E questo va bene. Adesso posso anche cercare di potenziarla fino a farla arrivare ai livelli normali, diciamo. Per quanto riguarda la materia oscura, mettiamoci mano. Salvato, sì. Allora, dai, faccio un paio di match con Sonnellino e poi, ragazzi, Sonnellino davvero. Comunque mi fa ridere che hanno chiamato Sonnellino. Sarebbe stato più carino chiamarlo Fornellino. Cioè, sì, è vero, effettivamente è one shot. Cioè, è più... dura di più l'animazione con il dare punti che... Minchia, pure secondo me con un difesa più bastardo può essere che ci riesco, raga. Minchia, ma c'ho un cuore di farmi questa sfida fatta proprio con... Riuscirai a battere un Dark Eone con i parametri senza HP e Hyperion, soltanto con difesa pietra più? Minchia, ma vi giuro che proprio c'ho l'acquolina in bocca se sta cosa funziona, perché mi metto lì con i parametri di ora, non voglio nient'altro. Voglio vedere se ci riesco proprio. Nella mia testa proprio è una sfida che io non riesco a sottrarmi, vi giuro. La vorrei davvero. Comunque poi dovrei fare tipo una specie di special dove faccio Helter Skelter, ma che è? Come la band. Dovrei farmi comunque io una specie di live, uno special dove completo comunque tutti, dove affronto tutti quanti i mostri dello Zulab e poi ovviamente resetto così risparmio soldi. Però dovrei proprio ucciderli a uno, una volta che li farmo tutti vado, campioni di specie, campioni di zona e li faccio fuori tutti. Raga, qua a me non mi sta dando proprio... Ah, aspettate, c'è uno scudo voodoo difesa più. Minchia, me la voglio mettere. Voglio vedere che cosa riesco a fare. Difesa pietra. Allora, raga, praticamente questo qua è quello che voglio fare io in questo momento. Voi dite, vabbè, ma sei pazzo. Sì, sono pazzo, lo so. Allora, adesso questo qua è quello che voglio fare io in questo momento. Mi voglio mettere quest'arma con difesa più e voglio vedere se mi pietrifica lo stesso. So che è un suicidio, so che è una di quelle cose che non ha alcun senso, però... Per esempio, lui un difesa pietra più ce l'ha. Sì. E qua c'è un altro difesa pietra più. Formazione. Luna con Auron e via. Facciamo questa follia. No, 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 se non sbaglio 8000 costa un botto. Costa un po'. Faccio questa prova proprio per questa piovra. Faccio questa piovra. Faccio questa prova per levarmi così ogni dubbio che anche con difesa pietra più questa cosa non funziona, non ha alcun senso.
una volta che io vedo che con difesa pietra più non cambia assolutamente nulla, se non cambia assolutamente nulla, allora vuol dire che non abbiamo fatto niente. Se cambia invece, se ci fosse quella piccola possibilità, una su 99.999, che con difesa più mi sopravvive a Daigoru, allora raga, è una di quelle cose, una di quelle strade che devo tentare. Primo perché è una sfida sensazionale, è una sfida proprio della luna, batterli con 9.999 senza avere gli HP Eperion. Seconda cosa, perché posso tranquillamente tramite modifica sistemarmi questi parametri anche con Riku e con Wakka e fare questo tentativo. Sempre se non me li droppa Sonnellino. No, ma sì, ma ci provo, cioè è una cosa mia. Mi piace questa sfida, mi piacerebbe tantissimo affrontarla, anche se però la vedo molto dura. La vedo estremamente dura. Certo, qualora fosse così, mamma mia, è tutto un divertimento. Perché allora ci misuriamo i passi. Io misuro i miei e lui si misura i suoi. Là sarà una partita a dama fantastica, una partita a scacchi della luna. Sì, 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 l'ha protetto, l'ha protetto, l'ha protetto, l'ha protetto però. Perché, scusatemi, con Daigoru non l'ha preso. Non l'ha preso, giusto? Mi confermate che non l'ha preso, giusto? Se non sbaglio non l'ha preso. Mamma mia, se è così, raga, aspettate un attimo solo, allora. Aspettate un attimo, perché se è così, allora a posto, cioè... Allora. Minchia, mi devo fare per forza questo... Non vedo l'ora, non vedo l'ora. No, ma se è spuntato... No, ma è spuntato una specie di triangolino. È spuntato una specie di triangolino, una cosa che comunque mi ha... Sì, lo scudo, raga, lo scudo. Allora, aspettate un attimo solo, allora. Modifica. Lo scudo già ce l'abbiamo, giusto? Un attimino. Difesa più, difesa lentezza, difesa sonno. Ok, via. Allora. Un'altra cosa che non capisco. Ah, ma perché c'aveva la Master Demon? Non c'aveva quella con priorità. Ecco per quale motivo. Un'iniziativa, ecco per quale motivo lui subito mi ha fatto quella roba. Ok, va bene. Lui un difesa pietra più ce l'ha. Gliela metto subito. Adesso lei c'ha un difesa pietra che è molto scialbo, non penso che riesca a funzionare. Tra l'altro l'unica cosa che ha è una targa Onyx. Vediamo se glielo riesco a mettere la targa Onyx. Mamma mia, che cosa sto per fare, mamma mia. Che cosa mi sto uscendo, raga. Difesa pietra più granata fossile, quindi me lo posso fare. Ok, ce l'ho. E mi diventa la targa medusa. Sì. L'ultimo chi è? È Wakka. Dove me lo metto? Difesa zombie, difesa mutismo. Non ce l'ha un difesa morte? No. No, cazzo, non ce l'ha. Modifica. Difesa zombie, difesa mutismo, difesa blind. HP più 10, riservaste. Tone la fascia di ferro, gliela metto, vaffanculo. Difesa pietra più. Mamma mia, cosa sto per fare, raga. No, no, me la voglio giocare senza autofinice. Voglio fare sta follia, raga. Voglio fare sta follia. Voglio
voglio fare sta follia, voglio vedere se funziona e se così riesco a fare qualche cosa. Vediamo che cosa viene fuori, raga, è soltanto un esperimento, cioè va male sti cazzi. Però voglio vedere se riesco a reggere di più il confronto, se riesco a reggere di più il confronto. E allora era come dicevo io, che allora anche con i parametri di merda, anche con tutti quanti i parametri che erano una cosa... Nuovo salvataggio, perché se lo merita una challenge del genere. Minchia, ma voglio vedermela tutta. Vediamo un attimino come le armi, come siamo combinati. Flodend, Masamune. Ehi, ultima weapon. E ovviamente con la World Champion. Perché c'ho Yuna? Ok. Sviluppa ricco di che cosa? Ah, vero, me l'ero scordato che lei qua poteva prendere un po' più di vita. Vabbè che non è, a questo punto non ne ha bisogno proprio. Minchia, ma che cosa mi sta passando per la testa in questo momento, raga, mamma mia. Già proprio... Eh sì, Gioacchino, questa qua è... la vedo tosta davvero. Però con due difese a più, cioè con due difese a pietra a più, vediamo che cosa viene fuori, vediamo che cosa viene fuori. Minchia, se esce la giocata, porca puttana, raga. Se esce la giocata, porca di quella puttana. A mezzanotte e 25 me la devo sparare sta roba, mamma mia. Andare da Dark Yojimbo senza danni a Hyperion, senza HP a Hyperion, è veramente follia. Sì, effettivamente è da stronzi non mettere l'auto finisce, però... Salvo sul salvataggio di prima, così. Esatto, no, minchia, subito me l'ha fatto. Me l'ha fatto subito, me l'ha fatto subito. Due colpi di Wakizashi così a gratis, no. No, 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 voglio riprovarci. Non se ne parla. Cioè, così era proprio a volermi fare game over. Perché non potevo resistere con niente. Con niente proprio. Cioè, un eone buttato lì e già subito. Attacco prioritario nemico, Wakizashi. Secondo, cioè, oh, qua ci andavo con tutti quanti i parametri HP, ma nemmeno, perché due Wakizashi pure con 99.999 di vita non sopravvivevo, quindi questa qua proprio è stata una stronzata del gioco, una stronzata del game. Sì, 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 raga, sì. Dai, dai, non... No, no, non invoco. Ragazzi, è inutile. Io Jimbo non lo invoco. Non lo uso in questa run, l'ho già detto.
Dai, fammi giocare, cazzo. Fammi giocare, fammi giocare, fammi giocare. Fammi giocare, cazzo. Fammi giocare. Dammi due turni soli. Uno con Ricco e uno con Tidus. Dammi solo due cazzo di turni. Ci siamo, Ricco, Auron e Tidus. Dai, dai. Due turni, due turni. Problema, lo sapete qual è in questo caso? Che non avendo... Non avendo aste, io non... Perché in questo caso quello che io ho bisogno di fare sono due cose, però... Mi servono due turni. Una con Riku e una con Tidus. Dai, dai, fammi giocare, cazzo. Fammi giocare. Stai fermo lì, fermo. Non fare nulla. Ma perché due wakizashi di fila, raga? Cazzo, due wakizashi di fila. Non capisco perché non mi fa entrare. Non capisco perché non mi fa entrare. Perché non mi fa entrare in partita. Non lo sto capendo per quale motivo. Perché non mi sta facendo entrare? Allora, c'è qualcosa che non... Aspettate. Devo farmi un attimino i conti. Devo farmi due secondi i conti. Vediamo che cosa viene fuori. Allora, devo provarci un attimo. Sì, ma infatti questo pensavo. Di provare a fare un attimino una cosa con Riku, di anticiparlo di una mossa. Cioè, ovvero, di far entrare stavolta al posto di Yuna, far entrare direttamente Riku, usare l'extra difesa T con risveglio, con Wakizashi in teoria dovrebbe darmi comunque un turno, visto che personaggi già si dovrebbero trovare in campo. Vediamo che cosa succede, non ne sono sicuro. Cioè non lo so, vediamo, voglio fare questo tentativo, prima o poi mi deve far entrare. Appena mi fa entrare anche soltanto una volta io incomincio a castare risveglio e a stega soprattutto vedo di guadagnare qualche turno in più. Il fatto che mi manca aste su Tidus mi rallenta un botto. Lui attacca sempre per primo e questa cosa non va bene. Ma già voglio vedere, voglio arrivare fino alla parte dove sopravvivo con Daigoro. Dai, vediamo che succede. Attacco prioritario nemico. Allora, stavolta entra Riku. Cocktail. Via. Cortina lunare. E controchiave a tutti. Vediamo se mi sopravvivono. Ah, Daigoro, ok. Non ho capito. Non ho capito. Perché? Fatemi capire. Non c'aveva la difesa pietra più. La difesa pietra più non ha funzionato allora. Non ho capito. Non ho capito proprio. La difesa pietra più non ha funzionato allora. Wakizashi, ok, adesso qua dovremmo risvegliarci in qualche modo. Tutte e due. Non guadagno un turno manco per un cazzo. Eh sì, ne dovrei fare un altro. Allora.
Non capisco però, allora, com'è possibile? Non lo capisco proprio. Cioè, mi serve capire la cosa. Ma non è che forse Wakka non ce l'aveva equipaggiata quell'arma? Cioè, la protezione. No, non mi ricordo, non mi ricordo proprio. No, non mi ricordo se aveva equipaggiato la protezione. Vediamo. Esatto, in questo caso ha preso però. Cioè, in questo caso l'avete visto che ha preso. Non è che forse era Wakka che non ce l'aveva, che non gliel'aveva equipaggiata. Ma era difesa pietra più sicuro. Era difesa pietra più sicuro. No, devo capire, non sto capendo. Non sto capendo come mai. Perché Wakka ha preso in quel modo? Certo, usava del vino. Vedete, due volte gliel'ha fatto. Minchia, si è salvata due volte. Ma forse Wakka non ce l'aveva equipaggiata quella protezione. Può essere che me la sono scordata di dargliela. Cioè, tre volte gliel'ha fatto, raga. Tre volte, non gliel'ha presa mai. A me la devi fare. No, Kozuka, bastardo, fammi... Me la doveva fare a me, Deguru. Volevo vedere, volevo accertarmi prima. Non può essere che non funziona sempre, infatti. È strana sta roba. Oh, raga, adesso che siamo in game over, devo controllare subito. Perché se era in quel modo, come dico io, allora, raga, se ne può discutere, se ne può parlare. Dai, 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 dai. Perché può essere che non gliel'ho equipaggiata allora. Può essere che stavo facendo giocare Wakka senza quella protezione. Cioè, non c'è alcuna... un motivo per cui ad un personaggio dovrebbe funzionare, ad un altro no. Non ha senso. Oh, ciao Rachele. No, ma stiamo facendo un esperimento. Un esperimento perché praticamente, ti spiego, siamo senza fiocco perché non ce l'ha droppata per ora nessuno. Però stavamo pensando che Deguru di Dark Yojimbo praticamente ci manda subito all'altro mondo tramutandoci in pietra. Però qual è il fatto? Che nell'equip di Tidos, mettendo difesa pietra più e a Riku difesa pietra più, funziona. A Wakka non ce l'aveva. Wakka non ce l'aveva, ancora era con l'HP Hyperion. Ecco per quale motivo non l'ha presa. Ok, raga, facciamo un tentativo così e vediamo che succede. Cioè, la challenge in teoria dovrebbe essere provare a battere Dark Yojimbo con i parametri che sono senza HP Hyperion e insomma quelli che sono. Ma se è così, raga, vi giuro che mi faccio quattro grasse risate perché... Cioè, siamo in partita, siamo pienamente in partita. Allora, formazione. Metto Wakka, così Auron c'ha subito la sua priorità. La sua iniziativa, fa entrare Riku, Riku fa il cocktail e ci abbiamo risveglio tutti e tre. Quindi, in teoria, ad un Wakizashi possiamo sopravvivere, a due no. Bisogna avere molta fortuna già dall'inizio, vediamo che succede. Sì, ma Leone lo evoco. Voglio evitare. Per adesso voglio vedere cosa succede, raga. Attacco prioritario nemico. Un attimo solo, allora. Esce Auron. No, Kimari. Entra Riku. Subito, cocktail. Cortina lunare e controchiave. Via. Extra difesa T. Daigoru, ok, forza, fuori il primo. Va bene, prevedibile. Risveglio funziona, grande. As del Blitzball.
Ok, il primo è andato. Ne servirebbero una decina. Wakizashi, perfetto. Dovrebbero ritornarmi in vita Riku e Tidus. Uno e due. Se mi fa un altro Wakizashi è finita. Ok, siamo in partita. Magia bianca. Con oggetti non recupero un turno? No. Se faccio a stega forse un turno? No, zero. Devo per forza farmi risveglio, se no non riesco a fare nulla. Se mi fa un altro Wakizashi è finita. Oh, cazzo, pare che lo sapevo. Ok. Con oggetti non recupero nulla lo stesso. Dai, raga, due Wakizashi di fila. Speriamo di no. Dai, Riku. Dai, 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 dai. Prendilo un turno, guadagnalo. Kozuka. Minchia, te pareva, Niente, così non... Ecco Zuka, niente, è finita. Ok, 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 ok. Ok, ok. So cosa posso fare, so cosa posso fare. So cosa posso fare per batterlo. So cosa posso fare per batterlo. Autofinisce, hai detto bene Alex. Autofinisce, questa qua è una di quelle challenge che comunque si può vincere. Si può vincere, credetemi raga. Si può vincere, devo soltanto un attimino concentrarmi, ma ce la posso fare. Pure che metto... Allora, vediamo un attimino chi è che c'ha... come si chiama? Vediamo che equip hanno. Lui è pieno. Dov'è? Sono tutti quanti pieni, porca di quella puttana. Fatemi pensare. Fatemi pensare un attimo. Un attimo solo. Scudo dell'auge. Vediamo se riesco a farmelo. Difesa pietra più. Autofenice. Scudo Fenix. Provo così e vediamo se riesco guadagnando un turno a fare questo miracolo, raga. La devo mettere a due personaggi, secondo me posso farcela anche con una se sono bravo. Se riesco a giocarmela bene posso provare a farlo anche con una. Più che altro voglio vedere se riesco a mettergli qualche cosa come riserva... Se riesco a mettergli qualche cosa come riserva aste, non dico auto aste, ma almeno riserva aste. Riserva aste. Salvataggio lo faccio proprio in un altro nuovo salvataggio ancora, perché non... Minchia quanto... So che sembra strano, raga, ma a me piacciono proprio ste robe. Cioè, proprio quando la situazione si mette in questo caso è... Cioè, io mi galvanizzo. So che sono, sembreranno stronzate, ma... Difesa magica più 10, difesa pietra. Sì, solo così possiamo andare, dai, vediamo che succede. Dai, grazie raga, grazie. Ci proviamo, dai, vediamo che esce fuori. È una challenge mostruosa, è qualcosa di mostruoso. 9999 di vita, ammazzare Dark Yojimbo mettendo tutti quanti con difesa pietra più e uno con autofenice.
Vediamo che succede. Cioè, onestamente, vi dico la verità, pure che non salvo, non me ne frega niente. Voglio soltanto batterlo, basta che mi porto a casa sta soddisfazione di avercela fatta e poi fanculo. Se devo resettare, resetto, non mi interessa, però è... So che è la sfida della serata, è proprio è la partita da portare a casa questa. Certo, ovviamente, sempre permettendo che non mi fa cose strane come due wakizashi di fila. Kozuka, fuori il primo. Questo era con risveglio, ci stava. Non capisco, perché siamo tutti quanti con Fenice? Che cosa vuol dire? Non capisco. Cioè, ah no, perché Aste, giusto, Aste faceva parte del... Certo, mi pare giusto. Aste del Blitzball, vai. Già c'era, già era nelle... Per questo ho chiesto, perché già era nell'extra difesa T. Dava status a Stega. L'importante è che non mi butta due wakizashi di fila, perché a quello non potrei sopravvivere nemmeno con tutti i parametri al massimo, nemmeno con Fiocco, proprio con niente. Quella lì penso che non riuscirà a sopravvivere a quella roba nemmeno se fossi con tutti i personaggi maxati. Allora, fuori il primo. Ok, ritorniamo in partita, fammi giocare. Buono. L'importante è che non me lo fa più. Daigoru, ok. Vai, coda di Fenice, ottimo, guadagniamo un turno. Perfetto, ritorniamo. Extra difesa T, ancora. Ok, siamo tutti quanti risvegliati. Shell Protect, Ligene e Aste. Mamma mia, voliamo così. Faccio una prova, toccata. Manco. Cazzo. Dai, faccio ancora. Niente, manco uno. Ho un po' di fortuna mai, eh. No, cazzo, ho sbagliato. No, era Megalisir, scusate, mi ho sbagliato. Adesso Riku.
Traspert a Tidus. Mamma mia. Non lo prenderò mai, qualsiasi cosa faccia non lo prenderò mai. Devo usare Dispel perché? Perché Richard non mi ricordo. No, ho sbagliato. Dai, Goru. Giuro che se questa qua la perdo la prossima so come farla. Perché come potete ben vedere, raga, non mi si sta aumentando il turbo perché evidentemente l'ho settato male, avrò messo qualcosa di sbagliato. Soltanto a Rico gli sta aumentando. Questo qua vuol dire palesemente. Questo qua vuol dire palesemente che sto dimenticando qualcosa. Sì, devo metterli tutti quanti su sdegno. Purtroppo non si può cambiare adesso. A quest'ora, riuscendo a caricare tutte quante le turbo, avrei fatto il panico. Purtroppo non... Ah, ok, Tidus mi sa che pure ce l'ha. Cioè, Wacca ce l'ha su training. Wacca ce l'ha su training. Devo curarmi subito Wacca. Vediamo se riesco pure a fargli guadagnare un turno così. Butta direttamente la limit. Sì, è grande. Nel frattempo, transfert dalla Tidus. Occhio anche al limit del nemico. Ci abbiamo uno zammato proprio messo lì che fa paura. Carica assalto fa di più. No, non ne ho idea. Peccato. Peccato, 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 peccato. No, 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 fermi tutti. Che sta succedendo? Fermi un attimo. Magia bianca. Risveglio a qualcuno. A lei. Mi devo concentrare. Buono. 70.000 magia bianca. Vediamo se riesco a dargli aste a lei. Così almeno qualcuno riesce ad avere un po' più di chance. A meno che... Ok, Regolu. Buono. Allora, abbiamo due personaggi con risveglio, quindi qualità, transfert. Non a lui. Magia bianca.
Mamma che match, mamma che pesantezza, raga. Si diverte, eh. Sta accasciando. Dai, Goro. Ok. Dai, dai, deve guadagnare un turno wack. Un turno wack. Dai, dai, Didus, mandiamolo giù questo gigante. Mandiamolo giù, cazzo. Quasi, raga, ci sono quasi. Il problema è questo. Io ho paura che se attacco io, lui subito risponde con Zammato. Raga, Zammato è game over. Zammato è game over. Ditemi la verità, Zammato è game over. Cioè, io se mettiamo caso metto un Eone. Ma non solo, c'ho tutti quanti i personaggi con risveglio, quindi in teoria... Vaffanculo, io me la gioco. Zammato è game over. Anche se io c'ho tutti quanti i personaggi, cioè non tornano in vita. Provare con anima, vediamo un po' che viene fuori. ...6702, Zammato. La challenge, raga, mi sta facendo male. Vi giuro, questa challenge mi sta facendo provare dolore fisico. Adesso mi è rimasta ovviamente lei per cappata.
Non posso farla entrare, Tidus. Non posso farla entrare adesso, Tidus. Adesso sì. No, avete detto carica assalto, carica assalto. Sì, 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 cazzo, sì, cazzo, va giù d'Archeo Jimbo per la prima volta, sì, yes, sì, sì, sì. Mamma mia.
Challenge superata, challenge superata, challenge superata. Challenge superata. Chiesi a un monaco che fossero l'inferno e il paradiso. Lui mi disse: io non posso dar lezione a un assassino. Due materia oscura. HP Eperion, difesa maledizione più... Bah. Armilla Genji. Mamma mia raga, che fatica, che fatica. Guarda, soltanto per dirlo, faccio, se posso salvare la partita, salvo e stacco raga, perché sono stanchissimo. Sono veramente stanchissimo. Sono davvero stanco. Faccio sempre un nuovo salvataggio, perché non ci sto capendo più nulla, sono veramente stanco. Sì, è vero, hai detto bene Dario, se avevo a quest'ora la sferografia e se avevo turbo per AP la sferografia me la finivo tutta adesso. Raga, io adesso stacco perché proprio sono stanchissimo. Volevo superare questa challenge, volevo portarmi a casa questo risultato con i personaggi con statistiche del cazzo, con... Giuro, manco io so come ho fatto, senza HP Eperion, senza niente, una challenge nata così, tanto per, proviamo, difesa pietra più, vediamo che viene fuori, bam, ci è voluto mezz'ora, mi è andato giù un titano enorme. Mamma mia. Sì, non è un problema, Alessandro, ma vediamo come faccio, non ci voglio pensare adesso, sono stanco, non me ne frega, l'importante è che dovevo accoppare Dark Yojimbo stasera e l'ho fatto, ci sono riuscito, mi va più che bene così. Va veramente più che bene così. Grazie a tutti quanti voi. Grazie raga. Come al solito vi ricordo ragazzi che l'appuntamento torna domani alle 22. E vediamo di fare ancora di più casino. È stato bellissimo stasera. E come al solito vi ricordo che non servono soldi. L'unica cosa che serve è semplicemente un vostro like alla pagina e al video. E di condividerla con i vostri amici. Ci abbiamo pure un gruppo Telegram dove... parliamo tutto il giorno, ci teniamo in contatto e questo qua è il link per poter entrare. Grazie di cuore, raga. Notte Zuken. A domani. Ciao.